Allora, vieni qua. Se mi distraio mi fa male. Vabbè, che mi tieni fame? Sta proprio in cucina, va? Vai. Oh, faccio dopo con te la colazione. Buongiorno. La colazione la Domenica. faccio anche con mia. Mi sono svegliata quasi alle 9, Mia, tu però quanti anni mi hai? sono svegliata Dimmi il 50.000 tuo, volte. 2 o 1? Mia. Vieni, vieni. Già, ci alziamo, andiamo a fare colazione. Madonna, figlia mamma. Dove stavi tu? Mamma, dai. Fammi aprire un attimo, aia, madonna, fammi aprire un attimo la porzione. E è inizio un nuovo giorno. Oh, tu sei pronta? Ha fatto pappa tu? Ha fatto pappa tu? E carina, apriamo. Anche se comunque dormiamo sempre con la finestra ribalta, però. Oppala. E cambia. Raga, allora ho passato la lavapavimenti, poi ho fatto il letto, ho fatto tutte io le pulizie, mi sono stirata i panni, cioè i panni, ma non esageriamo, mi sono stirata le maglie più che altro della scuola dei bambini, quella là di Cristian e di Jacopo l'ho fatto ieri sera, ho provato invece di mettere in mezzo tutto l'asse da stiro, ho detto senti, io provo a stirare le maglie direttamente sul letto, oh, devo dire che ha funzionato, e quindi senza prendere tutto l'ambaradamo ho preso solo il ferro e ho stirato le maglie sul letto, e questo è. Ed ora vado a farmi lo shampoo, così oggi pomeriggio non faccio, cioè mi faccio solamente la doccia, non faccio nulla ai capelli, perché sinceramente mi scoccio, e anche perché oggi pomeriggio messa. Quindi vado ad utilizzare queste combo, ragazzi, il Viv, io utilizzo questo qua, Dream Long, capelli lunghi e lisci. È una bomba, veramente una bomba. Senti, qua non ce l'ho l'accappatoio per i capelli, vado a prendere l'accappatoio e quindi faccio lo shampoo. Questo è il prima, aspetta, il prima così però, non attaccati. Questo è il prima. Troppa bellella. Troppa bellella. Vai. Oh mamma, che fa shampoo, basta. Ecco qua raga, questo è l'effetto solo con il Dyson, con la spazzola del Dyson, e quindi devo passare per forza anche la piastra, capito? E questo è perché sono molto molto gonfi, però quello che faccio, cioè non sto lì 3 ore, ma vado a dare proprio una botta velocissima. Muoviti. Eccomi qua pronta. Allora, this is the look, la camicetta, il jeans è infradito perché raga fa ancora caldo caldo, e chissà Giuseppe che si è messa la coppoletta. Ok, andiamo a mangiare da mia suocera, ragazzi, tanto io sto sistemando da 3 ore, ma questa casa non risulterà mai pulita, mi devo mettere l'anima in pace, fa niente da fare, va bene. Dai, sali, sono appena 2 minuti che non ci vediamo, dai. Siamo dalla nonna. Sali.
bello fiorellino. Troppo. È piatto. Guarda, è piatto. No, non toccare. Pure quello, perché a volte sono tipo velenosi, c'ho paura. Carino. Mamma mia, raga, che stanchezza. Comunque siamo arrivati in chiesa, mo' mi metto il fularino qua. Mai. Andiamo a messa. Perché? Perché giallo è rotto. Poi qua là, ci vediamo. E papà te li fa sistemare dopo. Madonna, c'ho gli occhi che bruciano. Metti i fiorelli. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta. Eccoci qua, tornati a casa. Mamma mia, raga, che stanchezza. Dei capelli gonfi. Stasera ho messo il pantalone verde. La misura di la tuta che abbiamo preso ieri. Oh, chi è mamma? Ciao, piccolina mia, vieni. Fino a quando non scende, né eufonico, né gioioso, né dispiaciuto, niente. Cioè, seduta! C'ho la famiglia, io vado. Via! Vai! Come ho fatto la scesa di... Ah! Bacino! 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 Ah! Seduta! Che? Bea! Ehi, buongiorno! Giorno dopo lunedì è cominciata una nuova settimana. Sto dando una botta al bagno. Ecco, erano i miei bambini accompagnati. Jacopo stamattina non si voleva svegliare, non voleva andare a scuola. Ma Erone, ma come già dopo, voglio. Abbiamo cominciato bene. Capite? Poi stanno il sabato e la domenica a casa. Poi soprattutto Jacopo che ha iniziato da poco, non la scuola. Proprio la scuola vera e propria. E quindi poi giustamente è una mazzata in bronzo. Andare a scuola e studiare. Invece ormai i grandi sono avviati nel percorso. Scusate, non mi vedo, ma sto appunto qua in bagno che sto cercando di dare una sistematina. Perché ieri mi sono fatta lo shampoo qui. Che io solitamente, ve l'ho detto, mi faccio lo shampoo a parte. Capita che lo faccio pure insieme alla doccia, però principalmente lo faccio a parte. E quindi questo è. Uff. Allora, oggi per pranzo, non ho idea, stasera a cena faccio le melanzane che feci fritte, le voglio fare al forno, sopra ci metto un po' di sugo e provola e le voglio fare così, e poi prosciutto cotto, vorrei farle così, una sorta di parmigiana però scomposta, mamma mia, parmigiana scomposta, e poi non so. Però mo, il problema è che non so a pranzo, mo qualche pasta inventeremo. E poi sempre questa sera voglio fare anche zucca e fagioli, in modo tale che se Giuseppe vuole se la porto pure al lavoro, capisci? Aspettate un attimo che ho già do questi capelli. No. Fernuta, ho asciugato e va bene così, perfetto. Ui, e diamo c'è 1, 2, 3, venite presso a me. Ho pulito tutti i bagni, cioè tutti i bagni, quanti bagni c'ho? Ho pulito entrambi i bagni con lui, con lo smack, ma mettiamo qua la pezza ad asciugare. Mo prendo lo straccio e lo spray. Questo qui, aspetta, ma vi faccio vedere pure questo. Eccolo qua, è della Dexal. Questo qua è il multisuperficie profumato. Ci vado a togliere la polvere. Per quanto riguarda i vetri, raga, non mi piace tanto perché li lascia un po' macchiati. Vi dico la verità. E quindi con questo qua ci vado solo a togliere la polvere.
e non ci, cioè non ci pulisco i vetri. Per i vetri utilizzo il panno, quello là della Vileda, Lactifibre, e utilizzo, oh, c'è il calzino buchetto. Utilizzo il panno, quello là dell'Actifibre, capito? Così pulisco subito, veloce, veloce. Namos! Amore, prendi il sole? Ma mi alzo, ragazzi, mi sono seduta. Ho dato una sciacquata qui a tutto il balcone. Mo entro io, mo tra poco trasporisco. Aspetta. No, per adesso è rimasta lì bella seduta. Allora, ho pulito tutta casa, questo è poco ma sicuro. Ho tolto la polvere, ho lavato a terra e va bene così. Voglio prendere un po' di questo profumo qua. L'ho presi dai cinesi, dai cinesi. Questo è magnolia e ciliegia. Oh, proprio veramente un bellissimo profumo, veramente bello bello. Allora, fammi abbassare le tende perché appunto ho lavato per terra. Allora, voglio chiudere pure le finestre, così no ci come tra sa polvere che altro. E mo già hanno mandato un messaggio che mercoledì ci sarà assemblea a scuola, ma pare assemblea, e sia Cristian sia Jacopo, Vincenzo no perché vale me, comunque sia Cristian sia Jacopo dovrebbero entrare alle 11, ma sinceramente raga non ce li mando proprio. Perché mandarli alle 11, hai? Ah, Rossa, la voglio favore. Che da gerito. Allora, stavo dicendo, praticamente hanno mandato già questo messaggio che dovrebbero entrare alle 11, ma sinceramente non li mando proprio perché portarli alle 11 e poi riscendere a distanza di 2 ore per andare lì a riprenderli, sinceramente non mi va proprio. E quindi va bene così, non li porto. E va bene così, quindi mercoledì andrà a scuola solamente Vincenzo. Per la gioia di Cristian e Jacopo e anche un po' per la gioia mia, in modo tale che non scendo 300 miliardi di volte. Ecco, porca, mi chiusa a metà. Voglio chiudere pure qui la finestra. E questo è, io spruzziamo pure un po' di profumo qua. Ma vado a prepararmi il pranzo. Sono 11 e mezza. Yes, 11 e mezza. E mi è bella sveglia, i figli mi piace. La prendiamo tutt'emo. Qui devo abbassare il tappeto. Allora, aspettate un attimo, mi faccio un attimo queste cosine. Asciugamano, sistemato. Abbasso il tappeto. Perfetto. Poi, questo è da buttare, ho buttato la pasticchina della candeggina nel WC. Oh, ma bello questo profumo. Aspettate che non mi vedete. Veramente, se lo trovate dai cinesi o qualche altro negozio, prendetelo. C'è veramente un buonissimo profumo, non buono, proprio bello bello. Aspettate, ma madonna, è brutto a fare le cose con una mano. Questo va qua, eh? Messa a fare lavatrice, io ho sempre paura di mettere poco sapone. E lo sapete che faccio? Io il detersivo per i panni metto 2 tappetti. Ma secondo me un tappetto, raga, va bene. Però non so, ci pare che un tappo i panni non si lavano. Madonna mia, ne metto sempre tanto, troppo, e metto 2 tappi, capite che già fa. E niente, vado a preparare il pranzo, non so cosa preparare per stasera, ho già un'idea. E vi dico una cosa, allora praticamente Giuseppe ieri sera è venuto in cucina, che devo dire la verità, ogni tanto la sera si sta mettendo, sta cucinando, lui gli piace. Poi mi è piaciuta ieri sera, vicino al figlio, così. Stavamo parlando appunto di queste ricette. Allora, vicino a Vincenzo, io ho già fatto 6 mesi di scuola alberghiera. Io ho fatto 6 mesi di scuola alberghiera. Ma poi come l'ha detto, no? Come se lui avesse fatto chissà quanti anni, anni. Io ho già fatto 6 mesi di scuola alberghiera. Cioè, ve lo giuro, ragazzi, ma il modo in cui l'ha detto è stato troppo forte che... Io sono proprio morta delle risate, oggi schiattata e rire. Oh, oddio, che è entrato! Non so se è un moscone. Aspetta. Ah, lo so. Ui, come vola. Non so, ci chi ti ha se è un moscone o una veppa. Ah, lo se ne vamo. Due, sì! Metti da che dindo, aspetta. Vai, amore, vai, vai, su, su! È un moscone, comunque. Perché se era vespa, mo che la fiuta, eccola qua, è uscita.
Ciao amore, oh baby. Fammi giuro pure un poco, ca. Oh, chissà quanto tempo durerà la mia casetta così pulita, tantissima. Ciao, guarderà. E questo è, capito? Opla. Va bene. Di qua abbiamo spruzzato il profumo pure di qua. A Gesù, oggi mi sacca. Ho cambiato postazione. L'ho tolto dalla dietro alla porta. Ok, Allora, mo' sono mezzogiorno, ho più o meno un'altra oretta di tempo. Mi preparo il pranzo e poi dopo scendo che vado a prendere i bambini a scuola. E apriamo il frigo e vediamo cosa cazzarone cucinare. Non ho idea. Allora, ho pensato al pranzo. Praticamente ho questi cosini qua. Aspetta, quelli della forbice, ma non c'è. Secondo me sta in lavastoviglie. Faccio questi qua, spid di pollo, che li presi all'MD. Aspetta, prendo un attimo la carta da forno. Ah, e vi volevo dire il fatto di Giuseppe. Una cosa giunta no. Comunque, vi stavo dicendo il fatto di Giuseppe. E ieri è venuto in cucina che stava guardando un programma di ricette e lui, devo dire la verità, ultimamente sta cucinando spesso, pure perché io poi la sera vado a messa. E quindi a volte mi preparo il pranzo, cioè la cena in anticipo, però altre volte, devo dire la verità, mi aiuta lui. E quindi ieri è venuto, Giuseppe, vuoi aprire un canale YouTube di cucina, ma pure su, se vuole farlo su TikTok. E devo dire la verità, a lui è piaciuta questa idea. E mo non lo so, comunque io ho trovato già il nome, non so se gli piaccia. E gli ho mandato mo dei messaggi e ha già trovato pure una ricetta che potrebbe fare stasera. Cioè una ricetta, un'idea, che fece le melanzane fritte. E quindi ho detto, Giuseppe, ho anche cosa farti cucinare per stasera. Mo vediamo. Vediamo cosa mi risponde, se vuole fare questa cosa. E se vuole farlo, poi insomma io vi dirò, vi metterò sicuramente il link al canale e tutto quanto. Sempre se vuole veramente fare questa cosa, o altrimenti... Non mi ha fatto niente. Allora, gli spid di pollo li abbiamo messi qua, ok. A stan belle qua, voglio far vedere la gomma, non è breve. Poi mi accendo la friggitrice. Ho messo 190 gradi per 20 minuti. E invece di qua ho queste carotine così, quelle là intere, le carotine baby, e mi voglio andare a tagliare delle zucchine e le faccio, capito, in una sorta di fritto, diciamo. Metto giusto un po' d'olio, aglio, faccio soffriggere e poi butto sta roba. L'aglio fresco ce l'ho fuori, mi scoccia prenderlo, quindi ho messo quello là secco e l'emo tolto da mezzo. Mi sono riempita un attimo la mia bottiglina di olio per friggere e ora vado a mettere le carotine. Che belline! Dove le hai prese? Alla Deco, Marche Deco. E poi ci metto le zucchine. Allora, siccome ho sto peperone mezzo bucatello qui, sta melanzana rovinata, voglio aggiungere tutto qua dentro. Però la melanzana gli voglio togliere sta buccia fuori, non mi piace troppo sinceramente. Così facciamo in modo, raga, di non buttare le cose. Oddio, si è tirata le camere. Che si è proprio rovinata abbastanza sta melanzana,
preparato il contorno. Questo qua sarà sicuramente solo per me, che i bambini, raga, non lo mangiano. Allora, mo vediamo, gli faccio due patatine in friggitrice. E ho fatto zucchine, melanzane, peperoni e carotine, farine. Ho metto un pochino di sale, così mi aiuta a far cacciare l'acqua alle verdure. Chiudo con il coperchio e faccio cuocere. Giusto un po' di pepe. Dai, tutto qui. Sa che i cancelli ancora non li hanno aperti. Comunque questa da stamattina è la terza maglia che mi cambio, perché la prima che avevo messo era di lana e sinceramente a prima mattina fa freschetto, ma a quest'ora non se ne parlo proprio. Seconda maglietta era la camicetta, però troppo trasparente, insomma l'ho messa un po' per dentro casa. E mo oggi mi si che è stata maglietta. Già faccio, che dici, posso scendere? Sono 20. Oh, questa ogni volta mamma mia, sono 24, vabbè, inizio a scendere, vado a prendere i due email, il medio e l'ultimo, e dopo andiamo a prendere il primo. Ma era, non penso che hanno aperti i cancelli, ah, che so, fammi la faccia. Boh, vabbè, meglio che mi avvio. No, non esce fuori, se tu è uscita troppo fuori. Non fa niente, vai. Oggi stiamo facendo questa paginetta qua, è da fa... Se ondine così. Ciao! Yeah, ma no, fai sempre babbè, c'ho rimuovata. C'ho 8 anni. Sì, 10. Comunque, io solitamente a lui gli faccio fare i compiti quando torniamo, che accompagno loro al dopo scuola e poi gli faccio fare i compiti. Però siccome dopo voglio arrivare un attimo da Eurospin, mo che ore sono le 3? Eurospin, le 3:05, vabbè. Siccome voglio arrivare un attimo da Eurospin, gli sto facendo fare i compiti. Già ho quasi finito. Bravo. Ho finito, già ho fatto già matematica, ci vado a fare solamente una scheda. Italiano sta paginetta e deve fare giusto due pagine su questo libro. Guarda qua, tutto il trucco, ma me lo vado a togliere. Mamma, ma poi devo fare un'altra di queste? No, solo una, ha detto la maestra. E arriviamo un attimo da Eurospin, perché stasera appunto voglio fare sta ricetta, mi servono delle cosine. Poi devo prendere il latte e qualche... me li compri de e mi cado. Qualche merendina e qualche biscottino mi per la colazione. Mi compri, che mi compri. Ya, io ho modo da farsi compiti. Vedi, perdi tempo perché tu chiacchieri troppo. Sì, lasciare la smoce da un vabbè, prendo un attimo il video perché me lo mangio. O devi fare il video per me. No, non mangio dentro, niente. Però dove sta? Ah, là dentro. Buono. Ma era una mocareva. Allora, abbiamo preso due confezioni di latte, siamo tornati ora da MD. Ah! Fette biscottate, così domani mattina io e Giuseppe ce le mangiamo con la marmellata. Che cosa? Le fette biscottate. Le crostatine per i bimbi. Poi ho preso un pacco da 18 uova. Ho preso anche questi biscotti qua. Aspetta, i succhi di frutta per i bambini. E poi i crackers, così quando non abbiamo il pane abbiamo sti cavolo di crackers, che mi dimenticavo sempre di prenderli. Poi di qua ho preso due pacchi di Yussel di suino qua, pancetta, questo gelatino a yogurt bianco. Stasera lo vorrei far frullare con... c'ho ancora la frutta congelata, le fragole, voglio fare sul gelatino. Poi ho preso prosciutto cotto, spalla cotta là, formaggio grattugiato, mozzarella grattugiata, poi per terminare fiocchi di latte e margarina. Ok raga, basta, questo è quanto. Ho speso 30,05 euro, sto un po' di roba. Cioè... 30 euro queste quattro cose. Oh mio Dio. Allora io torno e li trovo così. Giuseppe, tutte le ricette stasera può fare. Finalmente a letto. Giuseppe ha finito quasi di fare qualche ricetta, deve continuare domani. Abbiamo fatto una ricetta
veloce e buona. Cioè, beh, veloce perché lui tenne già il melanzane pronto, però comunque buona, veramente buona, buona, buona. E poi ha fatto un'altra. Ma però oggi ho detto, Giuseppe, devi fare ricette veloci, idee veloci e anche economiche. No, che scusa. Devi fare ricette veloci ed anche economiche. Vabbè. Veloci perché non tutti hanno il tempo, economico perché... Quindi... Infatti adesso già mi sono scocciato. Che tardi più che altro. Tu quando... Ma non è che hai messo video tutti i giorni, no, le ricette. No. Pure una volta a semana, sì, ma sì. Siete tenuto lì. Eh sì. Comunque ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Andiamo a letto, sono 9:30 stasera, presto. E cioè presto per me. E ci vediamo domani, raga. Un bacio, un cuoricino per voi. Ciao. Bello flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep.